detto la parola sana, perché questa è una manifestazione sana, non solo disinteressata, però proprio perché lei dice che è stata finanziata con la, quindi il contributo più piccolo, facciamo in modo che nei prossimi anni il contributo cresca, perché di fatto questa manifestazione ha, ha una possibilità, ha una vera possibilità, perché parliamo di corti che vengono da tutto il mondo e la selezione, vi assicuro che girando per festival, insomma un po' di... la selezione è veramente molto alta, ve ne accorgete guardando il catalogo, sfogliando il catalogo. Significa che questi ragazzi, giovani, in un posto, come dice lei, in qualche modo svantaggiato al nostro paese, sono riusciti a fare senza mezzi quello che magari a Bolzano, a Milano, a Torino fanno con 10 volte tanto. Sono riusciti a far venire qui i premiati, che è un'altra cosa importantissima, perché vedremo stasera i veri autori o attori dei film. Chiusa questa parentesi, perché dico questo? Perché purtroppo queste manifestazioni hanno bisogno dei soldi. Per esempio, è un peccato che ancora dal punto di vista mediatico, di comunicazione, il festival sia ancora poco conosciuto. Io stesso l'ho scoperto quest'anno quando sono stato invitato. Allora, per esempio, un piccolo ufficio stampa che possa lavorare seriamente sulla manifestazione potrebbe dare quella visibilità che per ora ancora stenta a conquistare. Però detto questo, e soprattutto però attenzione, con ammirazione nei confronti di un piccolo comune che sta facendo uno sforzo. Io vengo da un comune molto più grande che sapete nella situazione di dissesto in cui si trova. Io sono napoletano e vi assicuro, ho fatto tanti film, non ho mai avuto un euro dal comune di Napoli. Quindi questo vi fa capire anche come non sempre la distribuzione dei soldi pubblici viene fatta in maniera corretta e puntuale. Detto questo, i film... noi abbiamo visto 16 film, alcuni ci sono piaciuti talmente tanto che abbiamo forzato, diciamo, il regolamento dell'organizzazione che voleva che noi premiassimo un solo film, che è un po' impossibile. Se voi pensate, sono più o meno gli stessi film che normalmente ci sono a Cannes o a Venezia. E allora ci siamo inventati, come dire, abbiamo spinto perché ci fossero altri premi, che chiamiamo menzioni, sono quelli che a Venezia sono le Oselle. E abbiamo perciò, come dire... aggiunto due premi all'interpretazione maschile e femminile e un premio tecnico che adesso poi con il regolamento sveleremo. Ma quello che volevo sottolineare è la grandissima qualità di questi lavori. È stato veramente complicato riuscire a definire soltanto 3 o 4 titoli, perché sono tutti veramente molto belli. Io non so quanti di voi li abbiano visti, però in qualche modo i corti sono diventati un linguaggio diverso e importante da lungometraggi, un po' perché sono lo strumento con i quali i giovani si possono, come dire, in qualche modo confrontare senza affrontare le grandi spese del lungo, e poi perché diventano un biglietto da visita, cioè l'unico strumento che un ragazzo può mostrare a un produttore per far capire quanto è in grado di fare un film, quindi fondamentali. Purtroppo in Italia siamo un po' in ritardo, perché negli altri paesi investono molto di più. Ma manifestazioni come queste possono far capire anche al pubblico quanto è importante questo linguaggio, e una manifestazione che riesce a far uscire fuori la qualità del cinema, perché io correggo anche te, mi permetto, ormai sono a briglia sciolta, non sono prodotti audiovisivi, i prodotti audiovisivi sono trailer, spot, le riprese del matrimonio, questi sono film. Sono film che durano meno e perciò si chiamano corti, ma sono film. Sono film che hanno la qualità lirica, di emozione, di linguaggio che hanno i film più lunghi, ma sono compressi in una durata minore. Allora, detto questo, io spero che, come dire, condividiate le nostre scelte e soprattutto che vi portiate nel cuore questa serata, perché ogni spettatore che è conquistato, oggi che il cinema è così in crisi, e soprattutto quando le sale chiudono, vedere una sala praticamente piena in una serata infrasettimanale per vedere i cortometraggi è una cosa che veramente fa un gran piacere. Grazie. Grazie, grazie mille al Presidente.